Vado ancora. Buonasera a tutti. L'altra volta abbiamo accennato alle tre vie, la via della terra, eccomi. Linea Ettore, buonasera a tutti quanti. Iniziata. Non so cosa è successo. Sei in linea. Ok. D'accordo. Allora, La facciamo per telefono. La facciamo per telefono. Poi se Skype riprende a funzionare, vediamo un po'. Perché io sento meglio su Skype. Riprendiamo un attimo il discorso delle tre vie. In Oriente si dice che il destino dell'uomo è diviso in tre vie. La via della terra, che è chiamato il Feng Shui, cioè lo studio della casa, degli ambienti di lavoro, dei posti dove l'uomo vive e dai quali posti dipende il suo destino. Una parte almeno, circa un 30%. Infine poi la via dell'uomo, che riguarda tutte le sue cose personali, cioè il suo DNA, quindi la sua ereditarietà genetica, la sua cultura, le sue predisposizioni mentali, eccetera, circa il 40%. La terza via è l'astrologia, chiamata la via del cielo, appunto. Purtroppo, allora, a questo punto io vi leggerò una cosa, qualche riga scritta da Alain de Chivray, che è il direttore dell'Istituto di Studi Astrologici di Nantes. Nantes è nel nord-ovest della Francia. Chivray scrive: l'astrologia è, nel nostro mondo, confusa con gli assurdi oroscopi da rotocalco. Che peccato. Si ridicolizza questa disciplina riducendola a una volgare dimensione previsionale. La matematica della vita è uno dei pochi linguaggi capaci di tradurre i legami tra l'uomo e la natura. La società moderna si è progressivamente staccata dal suo ambiente. L'uomo moderno vive in un mondo virtuale, ha perso il senso delle stagioni, non sa perché si alza la mattina. L'astrologia aveva un tempo il compito di mantenere legami con i ritmi della natura. Oggi non ne resta che un succedaneo. Per fortuna negli ultimi anni si assiste a una presa di coscienza ecologica. C'è voluto qualche grido di allarme, compreso quello di Nicolas Hulot, con la sua campagna «Senza natura non c'è futuro», così che possiamo finalmente sperare di poter mantenere i piedi per terra pur avendo la testa nelle stelle. L'astrologia avrà un futuro? Innanzitutto vediamo come definire l'astrologia. Prosegue. L'astrologia è il sistema di comprendere gli esseri umani sulla base del rapporto tra l'uomo e il suo ambiente, ambiente inteso come sistema solare. E vedremo non solo quello. L'uomo vive sulla Terra. Questo pianeta si muove, esegue un movimento di rotazione su se stesso ogni 24 ore e orbita intorno al Sole una volta all'anno. Quindi l'uomo come potrebbe, stando sulla Terra, sfuggire a questa doppia ritmicità? Come non immaginare una dipendenza tra i diversi movimenti della Terra e il carattere delle persone che subiscono tale cambiamento? La psicologia freudiana si basa sulle relazioni del bambino con il microuniverso dei genitori. Ebbene, mentre per gli psicologi il concetto di personalità si basa essenzialmente sulla sfera domestica, il concetto astrologico è più globale o olistico, se preferite. L'astrologia afferma che il primo condizionamento è di ordine naturale. Venendo al mondo, il bambino registra questo speciale momento, la stagione, l'attimo preciso della giornata, tutte le posizioni dei pianeti, eccetera. Spazio-tempo dunque sono scritti per sempre. La carta astrologica del cielo fissa la memorizzazione di tutti i segnali dell'intorno. Per questa ragione gli elementi necessari per erigere un grafico sono data, ora e luogo di nascita. Questa impregnazione cosmica costituisce un timbro che conferisce al bambino le qualità del periodo in cui è nato. Così, un bambino nato in estate avrà le qualità della stagione estiva, un bambino nato in inverno le qualità della stagione invernale, e via così. L'intero sistema astrologico si basa sul principio dell'analogia. L'uomo è l'immagine dell'universo, il microcosmo è analogo al macrocosmo. È stata troppo a lungo messa in dubbio questa concezione psicologica dell'astrologia, poiché tale disciplina è stata quasi sempre usata per fini divinatori. Eppure è certo che l'astrologia ha avuto fin dagli albori del tempo una preoccupazione essenzialmente metafisica.
cosa facciamo qui, chi siamo, dove stiamo andando. Nel contemplare il cielo l'uomo ha cercato le risposte. Il cielo non è servito solo come supporto alla nostra immaginazione, alle nostre proiezioni archetipiche, è stato volutamente scelto come modello per costruire una matematica della vita, come organizzare i nostri rapporti sociali, come conoscerci, come elaborare un sistema di differenziazione dei caratteri. La fantastica meccanica celeste è davvero una prodigiosa dimostrazione di organizzazione. In greco cosmos significa ordine o anche ornamento. L'uomo ha modellato i suoi ritmi biologici e psicologici sui movimenti del sole. Quando ci alziamo? Quando il sole sorge. Quando andiamo a dormire? Dopo che il sole è tramontato. Quando prendiamo iniziative? E quando comincia la primavera con il mese dell'ariete. Quando riflettiamo? In inverno, quando il sole riposa in capricorno e la lunghezza del sole è breve. Quando sogniamo? All'inizio dell'estate, quando cominciano le vacanze. Quando siamo previdenti? All'inizio di settembre, periodo di raccolta e di insilamento dei cereali, quindi di preparazione per la stagione invernale. Così è nata la caratteriologia zodiacale. È proprio questa matematica dell'anima basata sull'analisi dei ritmi del sole che costituisce l'essenza stessa della disciplina astrologica. Ci si può domandare se l'astrologia non si basi su una teoria di imitazione della natura, un mimo praticamente, piuttosto che sulla sua nozione classica di influenza dei pianeti e delle stelle. Quindi, facendo un oroscopo, quindi la carta del cielo, abbiamo informazioni su la struttura della personalità, ad immagine della struttura del sistema solare, i meccanismi psicobiologici della persona, vedi i transiti e il concetto di evoluzione del tempo. Il fattore astrologico costituisce uno dei tanti condizionamenti come la genetica e l'educazione. Anzi, direi personalmente, non, questo non è Scivere che lo dice, ma dico io, che la, è sul punto il primo imprinting astrologico sui quali poi vengono uniti l'educazione, beh, anche la genetica è un discorso di imprinting di partenza, quindi il patrimonio genetico. Vado avanti con le parole di Chivré. La carta del cielo non è che una struttura di potenzialità. Un tema astrologico non ci forma sul reale, sul manifesto, ma su ciò che sta alla base del reale, relazione conscio-inconscio. Questa precisazione è molto importante perché significa che il quadro astrale non ci dice come il nativo si comporta, ma cosa c'è dietro al suo comportamento, cosa molto più interessante. Questa distinzione tra struttura e comportamento è molto importante perché dimostra che la pratica astrologica non può essere concepita se non nel contesto di un'analisi multifattoriale. Il comportamento è risultato di innato e di acquisito. In altre parole, è difficile fare consulenza astrologica indipendentemente da fattori educativi, perché ci manca metà della storia in pratica. Il quadro astrale non fa indovinare, ma fa capire le predisposizioni, le competenze, le potenzialità di un essere. Niente a che vedere con il determinismo fondamentale o il concetto di destino ineluttabile. Libero arbitrio e astrologia sono molto conciliabili. Tutto è relativo. Quindi Alain Chivré ci mette di fronte a una dicotomia iniziale, ovvero abbiamo l'astrologia di rotocalco che divide l'umanità in 12 settori a secondo del mese di nascita e attribuisce un destino comune a tutti i membri di ogni settore, ovvero a seconda della posizione del sole, non a un certo grado del cielo, ma a un certo spicchio di ben 30 gradi del cielo. Quindi uno spazio enorme, quindi tutti quelli che sono nati secondo gli oroscopi da rotocalco in quel mese lì avranno quel tipo di esperienza, cosa che assolutamente non accade. Infatti poi a difesa di queste cose e giocando anche sull'auto, quel fenomeno che si chiama praticamente che le persone hanno tendenza di medesimarsi in quello che leggono, usano dei termini molto vaghi, molto vasti, in modo che sempre più persone riescano a immedesimarsi, di dire ah cavoli è vero, questo sì che è un oroscopo giusto, questo è un giornale che ha un buon oroscopo. Ecco, questa è la spazzatura da rotocalco, non l'astrologia. Invece l'astrologia scientifica dice che
Il primo fattore per importanza è l'ascendente, che indica ciò che abbiamo ereditato dagli ascendenti. E chi sono gli ascendenti? Gli ascendenti sono i nostri avi, quindi il patrimonio genetico con il quale è stato fabbricato il nostro corpo, il nostro veicolo fisico, chiamiamolo così. Il secondo fattore per importanza è il sole per gli uomini e la luna per le donne. Il terzo fattore per importanza, infine, la luna per gli uomini e il sole per le donne. Quindi, se una donna va a vedere l'oroscopo di un giornale e va, cioè, lei è nata con il sole nel segno del toro, per fare un esempio, il sole nel segno del toro non è che la terza, che è il terzo fattore per importanza, perché prima al limite, se quel giornale fosse, dicesse delle cose vere, dovrebbe andare a vedere l'ascendente e quindi la posizione della luna. Pochissime persone conoscono la posizione della luna, anche perché la luna cambia di segno ogni 2 giorni e mezzo, quindi bisogna prendere le effemeridi, che sono qui libroni pieni di dati planetari che indicano le posizioni planetarie viste dalla Terra. Queste sono appunto effemeridi per astrologia. Quindi adesso facciamo 2 conti. Solo considerando la posizione dell'ascendente, del sole e della luna, abbiamo 12 alla terza possibilità, ovvero 1728 una possibilità su 1728 di essere uguale a un altro, per quel che riguarda solo questi 3 pianeti. Se a questi 3 pianeti aggiungiamo Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, il totale diventa 12 alla ottava, ovvero circa 430 milioni di possibilità. Però dobbiamo considerare anche Mercurio che può trovarsi nel segno del Sole, il segno prima o il segno dopo, perché lui non si allontana mai più di 28 gradi dal Sole, ovviamente la cosa è vista dalla Terra. Quindi a questo punto le 430 milioni di possibilità diventano 1290 milioni. Ora consideriamo che Venere può essere nel stesso segno del Sole, un segno prima, 2 segni prima, un segno dopo, 2 segni dopo, quindi dobbiamo moltiplicarlo per altre 5 volte. E allora arriviamo a 6450 milioni, praticamente 6 miliardi e mezzo. Quindi noi abbiamo una possibilità su 6 miliardi e mezzo di avere l'oroscopo uguale a quello di un'altra persona, ma non abbiamo ancora considerato altre cose che vedrei tra un momentino. Quindi praticamente è chiaro che con 6 miliardi e mezzo di individui nella popolazione mondiale, che compongono la popolazione mondiale, è impossibile che ci siano 2 individui astrologicamente uguali. Molto bene, Ettore. Allora, siamo sempre in linea qui con Ettore, la trasmissione La Via del Cielo e La Via della Terra. Ettore ci sta spiegando, da quello che ho capito, diciamo, i segni astrologici. Sì, che cos'è la vera astrologia? Perfetto, la vera astrologia. Ecco, sono intervenuto perché c'è stato un po' di problemi con il collegamento prima, Ettore, quindi volevo un attimino ragguagliare i nostri ascoltatori della tua trasmissione. Innanzitutto augurare a tutti i nostri ascoltatori, web ascoltatori, una buona serata, e soprattutto invitarvi a scriverci in chat, diciamo, farti domande. Volevo dire anche, se c'è qualcuno, insomma, che non usa la chat oppure vuole fare delle domande a voce, può chiamarci allo 0422 1626 622. Bene, Ettore, allora ci stavi spiegando, perché l'altra volta ci avevi parlato di altre cose e avevi già preannunciato questo dei segni astrologici, giusto? Scusa, ti ho sentito male, ecco, puoi ripetere? Sì, dicevo, l'altra volta avevi già accennato di questo argomento di oggi, di segni astrologici. Sì, esatto, però mi ho tirato giù 2 conti per vedere un po' quante possibilità ci fossero di trovare 2 individui con un oroscopo uguale. Perfetto, allora io direi di mandare un brano adesso. Sì.
e dopo il brano riprendiamo con questo argomento e vediamo se qualcuno in chat ci pone qualche domanda oppure ci chiami allo 04 22 16 26 622. Ok? Ok. Allora, il brano che voglio mandare, ti dico a Ettore, lo dico ai nostri web ascoltatori, non manderò brani classici questa volta, ma diciamo dei cantautori in erba italiani che hanno messo a disposizione la loro musica sotto la licenza Creative Commons. E adesso ci andiamo ad ascoltare Zero Certezze, il brano si chiama Maria. Non ho caso se ti sto scrivendo più spesso. Maria, ricordo i nostri balli al suono della tua voce, sentirmi come un fiume senza foce. Vorrei restare con te a parlare ore ed ore. Vorrei una musica da ricordare senza parole. Vorrei sapere se comunisti da quando è caduto appena agganciato per poi cadere sì, che prima sei che mi guardi da lassù, però non sarò sempre la persona generosa che volevi accanto a te. Aspetta che li abbasso, mi dicono perché mi stanno ascoltando e che sono un po' alto. Cucinato canta storie, allora, di una storia che non so, minuti. Dove sono i tuoi ricordi, persi con il tuo dolore, non c'è modo per cucire tutti i fili col tuo nome, mi dicevi che farai quando io non ci sarò, scriverò delle canzoni, non lo sapevo mai. Di restare vivo, lo condivido e lo sottoscrivo. Maria, il tuo nome è sempre scritto sopra il mio cuore, guida i miei gesti e le mie parole. Vorrei restare con te a parlare ore ed ore. Vorrei una musica da ricordare senza parole. Sto scrivendo più spesso, dimmi che mi guardi da lassù, però non sarò sempre la persona generosa che volevi accanto a te. Sono io ciò che rimane del tuo ultimo sorriso, cucinato canta storie di una storia che non so, dove sono i tuoi ricordi, persi con il tuo dolore, non c'è modo per cucire tutti i fili col tuo nome, mi dicevi che farai quando io non ci sarò, scriverò delle canzoni, non lo sapevo mai. Thank you.
Molto bene, cari amici, riprendiamo con la trasmissione La Via del Cielo, La Via della Terra, in compagnia di Ettore, il nostro amico Ettore, che ci sta dando delle bellissime spiegazioni di questa, si può dire, scienza, filosofia. Ettore, come la possiamo chiamare? La chiamiamo astrologia scientifica. Astrologia scientifica, quindi c'è sempre, mettiamo insieme la filosofia e la scienza. Perfetto, no, no, del resto, per, no, giusto per. Del insomma, resto, una volta scienza e filosofia andavano molto a braccetto. E tutto sommato le cose andavano meglio, insomma. Certo, certo. Da quando la scienza si è separata dalla filosofia, sono venute fuori delle armi terrificanti e altre cose, altre cavolate. Certo. Altre cose molto pericolose. Bene, allora io volevo ricordare agli amici che si sono messi, si dovesse essere messi a, diciamo all'ascolto in questo momento, che questa è la trasmissione di Ettore dal titolo La Via del Cielo e La Via della Terra. Adesso Ettore ci dirà qualche altra cosa, perché si sta parlando di astrologia scientifica in questo momento. L'altra volta ci hai spiegato altre cose del Feng Shui, giusto? Esatto, l'altra volta eravamo sulla via della terra, questa volta siamo sulla via del cielo. Del cielo, bene. Tra due martedì saremo nuovamente sulla via della terra e così via. E così via, bene. Allora, volevo dire due cose ai nostri amici, che sul nostro blog www.sciencewebnetwork.net c'è una bellissima chat, potete interagire con noi facendo delle domande a Ettore su questo filosofia, su questa, diciamo, sull'astrologia scientifica, che oggi si parla di questo. E chi invece volesse intervenire in diretta può chiamare lo 0422 16 26 622. Ettore, ti rilancio la parola e puoi continuare la tua esposizione. Ecco, bene, eravamo arrivati che c'è una possibilità su 6 miliardi e mezzo di avere due persone con lo stesso oroscopo. Questo considerando soltanto i pianeti solidi, quindi i 10 pianeti conosciuti, perché se poi aggiungiamo, e l'ascendente, se poi aggiungiamo a questi alcuni fattori importanti in un oroscopo, come i punti sensibili della Luna, cioè l'asse dei nodi lunari, la cosiddetta porta del drago, la testa del drago, la coda del drago. Se già aggiungiamo Lilith, chiamata anche la Luna Nera, allora questi 6,5 miliardi dobbiamo ne moltiplicarli per 12 e ancora per 12. A questo punto arriviamo a 936 miliardi di possibilità, che abbiamo, vanno ancora moltiplicati per 3, perché a questo punto bisogna aggiungere la posizione del medium cieli, cioè dello zenith, che può oscillare tra i 60 e i 120 gradi, questo a latitudini abitate, in un oroscopo, rispetto da 60 a 120 gradi rispetto all'ascendente. E quindi a questo punto arriviamo a quasi 3.000 miliardi di possibilità. Quindi siamo decisamente, sono veramente molte rispetto alle 12 possibilità, soltanto 12 considerate dagli oroscopi da rotocalco. Quindi capite un po' come funziona la cosa. Ogni persona quindi è un individuo a sé, se si considera la data, l'ora e il luogo di nascita. Fate conto un esempio molto molto semplice. Due oroscopi, magari non è nota, si fa un oroscopo, una persona non è sicura l'ora di nascita. Beh, pensate, differenza tra le due ore presunte portano a circa il 50% di differenze tra i due oroscopi, pur essendo le nascite avvenute nello stesso luogo. Cioè, se una persona viene da voi e vi dice ma sì, sono nata tra le 5 e le 5 e mezza, lì rischia molto, veramente. 5 e le 5 e mezza c'è un 50% di differenze tra i due oroscopi, quello fatto alle 5 e quello fatto alle 5 e mezza. Quindi questa è astrologia scientifica. Vi dirò un'altra cosa molto semplice per dare l'idea. I calcoli, le tavole dei che si usano per fare i calcoli, cioè le effemeridi, le tavole delle case, sono calcoli
che vengono, che sono gli stessi calcoli che sono stati utilizzati dalla NASA per arrivare sulla Luna e anche un po' dopo, anche un po' oltre. Quindi questo vi dà l'idea della precisione di questa scienza. Veramente l'astrologia è una scienza. E più si studia, più ci si rende conto di quanto sia esatta. Bene, l'astrologia scientifica prende anche nome di astrologia giudiziaria, non forense, perché non ha niente a che fare con i tribunali. Astrologia giudiziaria perché permette di trarre giudizi. Normalmente l'astrologia giudiziaria, quindi astrologia scientifica, è divisa in quattro rami. L'astrologia genetliaca, cioè che studia l'oroscopo di nascita, quindi il carattere della persona, le predisposizioni e il destino, sempre che il rimanga come punto fermo che il destino della persona è comunque in mano alla persona stessa, cosa che gli riesce meglio se ha studiato astrologia, tra l'altro. Poi c'è l'astrologia oraria. Allora fate conto una cosa, 3000 anni fa una persona andava dall'astrologo per porgli una domanda, perché aveva un dubbio, voleva sapere qualcosa e quindi andava dall'astrologo. Bene, a questo punto questa persona 3000 anni fa non sapeva in quale giorno era nata, non meno che mai l'ora, sapeva più o meno la stagione. Quindi come faceva a questo punto l'astrologo a dargli una risposta? Faceva l'oroscopo per il momento in cui la persona che poneva la domanda, quindi il consultante, poneva la domanda. Cioè, se questo qui era arrivato alle 3 del pomeriggio dall'astrologo a dirgli va bene che io sposi quella tale donna, l'oroscopo, l'unico oroscopo fattibile che l'astrologo poteva fare era prendere le 3 del pomeriggio di quel giorno per quel luogo e fare l'oroscopo lì in quel momento, nel momento in cui la domanda era stata proferita. Questa è l'astrologia oraria, si usa tuttora perché dà dei risultati spettacolari, soprattutto nella determinazione non tanto del tipo di eventi, ma nella datazione degli eventi. Addirittura, secondo di come le case dell'oroscopo cadono nei segni, si va per ogni grado si può determinare un giorno di tempo per realizzare la cosa, una settimana, un mese, un anno o addirittura 5 anni, il famoso lustro che non si usa più. Quindi era una cosa precisissima per determinare l'arrivo di un certo avvenimento. Poi abbiamo l'astrologia previsionale. L'astrologia previsionale studia le potenzialità future e può arrivare con determinati sistemi a prevedere gli eventi anche con una precisione di 24 ore. Infine, secondo me il ramo dell'astrologia più interessante è l'astrologia medica, in quanto studia non solo il corpo fisico, ma anche i corpi sottili. Cioè, sapete che noi abbiamo anche dei corpi sottili, abbiamo il corpo vitale o eterico, abbiamo il corpo sensibile o astrale e abbiamo quello che Rudolf Steiner chiama l'io, che corrisponde abbastanza simile come concetto a quello dell'anima. Bene, Steiner dice che quando il corpo fisico si ammala e perché gli altri 3 corpi, che sono più sottili e quindi più sensibili del corpo fisico, si sono già ammalati. A questo punto noi sappiamo con l'astrologia come stanno i corpi sottili, conseguentemente possiamo sapere come starà il corpo fisico. A questo punto si può fare della vera medicina preventiva. Quindi, unendo l'astrologia medica con l'astrologia previsionale, riusciamo a evitare tanti malanni. Veramente tanti malanni. Capirete che tutto questo è scienza e che non ha niente a che vedere con gli oroscopi dei giornali, nemmeno con quelli dei mensili pseudo-astrologici. Quindi, dicevo, le efemeridi che si utilizzano sono calcolate dalla NASA. Bene,
Nell'84-85 un filosofo, è stata pubblicata un'opera di un filosofo americano, Theodor Adorno, che lui aveva già scritto precedentemente, nei primi anni 50, ha fatto un'analisi degli oroscopi da giornale, e il libro si intitola Stelle su misura. È stato pubblicato tardivamente, però più o meno sappiamo che quello che succede negli Stati Uniti a un certo punto da noi arriva 25-30 anni dopo, quindi insomma per l'Europa non era nemmeno troppo tardivo, ecco. Adorno è stato un grande filosofo, è arrivato semplicemente a demolire le rubriche di astrologia e la dipendenza che queste rubriche potrebbero indurre in soggetti predisposti a dipendenze psicologiche. Cioè, se uno deve attaccarsi a qualche cosa, a un'idea, a qualcosa, a un branco per riuscire a vivere, può succedere che si attacchi agli oroscopi dei giornali. Tutto questo, quindi Adorno mi trova perfettamente d'accordo. A questo punto un signore che non conosco, che ho trovato in rete, Lorenzo Di Mauro, www.lorenzodimauro.com, scrive: trovo discutibile la seguente osservazione. Oggi credere ai segni zodiacali può essere una strada per destinazioni molto più pericolose. Di certo tutti quelli che hanno finito per consegnare milioni a Vanna Marchi hanno cominciato credendo allo zodiaco. Lorenzo Di Mauro continua: dire questo equivale a dire di certo tutti quelli che hanno finito per farsi di eroina hanno cominciato facendosi gli spinelli. Sappiamo quanto sia falsa e interessata questa affermazione. Certo, fumare l'erba per tantissimi può essere una tappa di passaggio per l'eroina, ma non per un rapporto di causa ed effetto. Per molti fumare l'erba è stato un vero antidoto al consumo di eroina. Allo stesso modo, conoscere le posizioni dei pianeti, non l'oroscopo del giorno da rivista popolare, o consultare per esempio i King, è un modo per cercare di capire in prima persona senza delegare a nessun altro, Vanna Marchi compresa. Bene, l'ho riportato, mi trova completamente d'accordo questo signor Lorenzo Di Mauro. Io aggiungo una cosa, in Oriente c'è l'I Ching, che è un oracolo molto particolare e bisogna studiarlo a fondo, bisogna masticare molto riso per riuscire a capirlo. Una frase che masticare riso intendo non solo in senso proprio di masticare riso, vuol dire anche masticare le filosofie orientali. Ecco, perché ci sono delle sentenze che sono totalmente astruse dal nostro punto di vista. Una delle più comuni è propizio a attraversare la grande acqua. Cosa vorrà mai dire una cosa del genere? Poi studiando l'I Ching si capisce cosa significa. Bene, se non volete studiare l'I Ching, aggiungo che noi in Occidente abbiamo il tarocco. È un'altra faccenda maledettamente seria. Gli archetipi dei tarocchi sono 22, come 22 sono le lettere dell'alfabeto fenicio, dell'alfabeto ebraico, dell'alfabeto italiano, 21 più la X, e così via. E rappresentano i 22 archetipi universali. Chi volesse studiarsi qualcosa sugli archetipi universali, suggerisco un libro di Mario Pinkerle, della Macro Edizioni, adesso penso al titolo, dopo ve lo dirò. Comunque credo che sia i 22 archetipi, semplicemente, o gli archetipi. Praticamente Pinkerle dice questo: c'era una lingua prebabelica, un alfabeto adamitico di Adamo, quindi questo alfabeto ogni cosa veniva definita in base alla sua funzione, non al suo essere. Ad esempio, se voi chiedete a un bambino che non sia ancora andato a scuola, se gli mostrate una cosa, lui cosa vi chiederà? Molto facilmente non vi chiederà che cosa è, vi chiederà che cosa serve. Quindi il discorso della funzione è più intrinseca in noi rispetto al discorso dell'essenza. Quindi, per chi non ha voglia di studiare l'I Ching, consiglio i tarocchi. E consiglio, edito da Feltrinelli, quello che secondo me è la Bibbia dei tarocchi.
soprattutto perché si trova, sono due le Bibbie dei Tarocchi. Uno è un testo che si trova solo in francese, che non è stato tradotto in italiano purtroppo, di un astrologo francese, tra l'altro, che ha scritto anche un libro di interpretazione sugli King. Questo, quindi questa è una, è lui una Bibbia di suo già. Bene, vi consiglio La Via dei Tarocchi di Alejandro Jodorowsky e Marianne Costa, edito da Feltrinelli. È un bel librone fatto molto molto bene, è molto profondo ma è leggibile, molto molto leggibile. Quindi in Oriente hanno lo Yi King. Yi King significa, King significa libro sacro, Yi significa movimento, mutamento, quindi il libro sacro dei mutamenti. Quindi in Oriente c'è lo Yi King, in Occidente abbiamo i tarocchi. Se volete rimanere occidentali, studiate i tarocchi. Bene, torniamo all'astrologia scientifica. Senti, scusami Ettore, se posso intervenire un attimo, perché c'è un'ascoltatrice, Paola, che dalla chat ci chiede come funziona l'astrologia oraria. È attinente? Sì, perfettamente, benissimo, sì, la vedo adesso. Si tratta di questo, appunto, quando nel 3000 anni fa una persona andava dall'astrologo, questa persona non sapeva quando era nata, non sapeva il giorno, meno che mai l'ora, sapeva malapena la stagione. Insomma, tra l'altro una cosa interessante, Tacito, l'autore storico latino, dice che i germani erano soliti concepire i figli in modo che nascessero nel mese dell'ariete, perché erano più adatti a combattere. Quindi vediamo sempre questa mentalità molto combattiva nei tedeschi fin da allora. Quindi facciamo il caso del consultante che va dall'astrologo e lui non sa che ora è nato, non sa niente, non sa il giorno, non sa niente, assolutamente niente. A questo punto lui cosa fa? L'astrologo fa l'oroscopo per il momento in cui gli viene posta la domanda. Se, per dire una rapida interpretazione, il consultante sarà raffigurato nella, cioè non il consultante, la questione sarà rappresentata nella posizione dell'ascendente, e quella sarà in sintesi la domanda. La riuscita la si vedrà al medium cieli, cioè allo zenith dell'oroscopo, e poi si interpreterà come fosse un oroscopo personale, soltanto riferito alla questione, alla domanda. Ecco come funziona. Si usa appunto tuttora perché ha dei risultati strepitosi, veramente strepitosi. La Via dei Tarocchi, sì, è il titolo del libro. Vedo nella chat che hanno chiesto La Via dei Tarocchi di Alejandro, scritto Ale Ilunga Andro Jodorowsky. È lo stesso Jodorowsky che ha scritto dei fumetti insieme a Möbius. Purtroppo non tutti si trovano in lingua italiana, io l'ho trovati in spagnolo, ma sono un po' duri da leggere, insomma, almeno per me, che non conosco bene lo spagnolo. Molto bene. Quindi questo è per quel che riguarda l'astrologia oraria. Dimmi, Sayuz. No, niente, volevi che mandiamo un brano, vuoi che mandiamo un brano, vuoi continuare? Prendi un attimo fiato, e i nostri ascoltatori. Un attimo fiato e dopo, ecco. Esatto, e dopo rivediamo un attimo le quattro tipi di astrologia, e soprattutto quella che interessa più alle persone, cioè i sistemi previsionali. Va bene, molto state bene. Con noi. State con noi. Allora, cari amici, facciamo riposare un attimo Ettore e vi mando un altro brano di un cantautore italiano che si chiama Guido Mazzolini e il titolo del brano Il suono del silenzio. Silenzio, tu lo conosci bene,
volte è così lieve che puoi sentirlo appena. A volte piange e stride, è suono di catene che pesano sul collo e graffiano la schiena. Il suono del silenzio a volte fa paura, ti culla come un canto, è un piccolo rifugio, ti copre come un manto, è un'isola sicura. Naufragare dolce in questo mare grigio, e a te che sei lontana e non senti la mia voce, distratta da un sorriso, da un battito veloce, di ciglia sopra il viso, di chi ti siede accanto e ascolta la tua voce, andare via col vento, il suono del silenzio ti tiene compagnia, mettendo in fila i giorni come lampioni accesi, rimangono distanti, immobili e sospesi, quando consegni il tempo alla malinconia. E a te che sei un sorriso smarrito nel ricordo, perché il tempo guarisce e il cuore si fa sordo, sordo, si muore e si rinasce per non morire ancora. E il suono del silenzio è musica che vola. E a te che sei lontana e non la puoi sentire, ti lascio una canzone, di più non posso fare, di più non posso dire. Bene, cari amici, abbiamo appena ascoltato un bellissimo brano di Guido Mazzolini dal titolo Il suono del silenzio. Vi ricordo che siete su Sayuz Web Network in www.sayuzwebnetwork.net. La trasmissione che state ascoltando è dal vivo, perché sono le 22.14 in questo momento. Il vostro Sayuz vi ricorda di scriverci in chat e di porre domande al nostro amico Ettore, perché state ascoltando la bellissima trasmissione, la seconda puntata della Via del Cielo e la Via della Terra, in compagnia di Ettore. Bene, se volete chiamarci potete farlo anche al numero 0422 1626 622. Vi ricordo due cose importanti, cari amici, che la programmazione di Sayuz Web Network prevede tutti i lunedì una trasmissione live dalle ore 22 con Gianluca, Luca e Sayuz dal titolo Provvisoriamente i due compari. La trasmissione di Ettore che state seguendo in questo momento, La Via del Cielo, diciamo un martedì sì, un martedì no, perché un martedì andiamo in diretta e l'altro martedì mandiamo la replica della trasmissione, sempre alle 21.30. Poi abbiamo The Rock Band History, la meravigliosa trasmissione, la nostra trasmissione Punta di Diamante, che ci parla della storia del rock, curata, condotta, registrata, fatta tutta dal mitico Gianluca. E se volete scriverci, ecco i nostri indirizzi mail. Chi volesse scrivere a me, basta mandare un'email a info@science.com. Invece, per chi volesse partecipare alle trasmissioni oppure averne una sua, può mandare un'email a luca@science.com. Invece, per chi volesse
diciamo, partecipare a The Rock Band History o chiedere qualche altra cosa attinente nel campo artistico, può scrivere a Gianluca, gianluca@science.com. Vi ricorda anche di leggere il post del Ricincazzato sul nostro blog, il nostro postman, e potete scrivere a riccio.incazzato@science.com. Detto questo, ritorno la parola all'amico Ettore, in modo che continua la sua spiegazione di questa sera. Ettore, il microfono è tutto tuo, vai. Grazie. Abbiamo detto che l'astrologia scientifica si divide in quattro rami: genetliaca, che studia l'oroscopo di nascita, il carattere, predisposizioni e il destino, per quello che il soggetto può governare; l'astrologia oraria, che si impiega ancora. Bene, cari amici, siamo ancora qui in diretta col nostro amico Ettore, vediamo di ripristinare il nostro collegamento con Ettore. Ettore, se ci sei, perché batti un colpo, caro amico. Ecco, ti abbiamo ripreso, ti abbiamo. Ho usato questo sistema dell'astrologia oraria nel caso di un bambino. Mi hanno chiesto l'oroscopo di un bambino che aveva 6 mesi, era stato adottato, e visto che era un trovatello non sapevano quando fosse nato. Quindi io ho fatto l'oroscopo per il momento in cui il bambino è entrato in casa, nella sua nuova casa. Quindi lui è uscito dall'orfanotrofio, questa situazione collettiva lunare, ed è entrato nella nuova casa, situazione solare, quindi nuova nascita. Ho detto proviamo, vediamo se funziona. Il bambino aveva 6 mesi all'epoca, ho letto l'oroscopo fatto appunto qualche mese dopo, fatta sul momento in cui il bambino entrava in casa, quindi pochi mesi di nascita, di vita, e il papà mi ha detto che erano esattamente le stesse cose che gli aveva detto il fisionomico. Cioè, il fisionomico sono quelle persone che dicono il carattere degli altri, deducono il carattere degli altri in base ai tratti del viso. Questi, non sapendo niente su questo bambino, non avevano portato dal fisionomico che gli aveva detto le stesse cose che io poi gli ho ripetuto facendo l'oroscopo del bambino, però per il momento in cui entrava in casa. Ecco, quindi questa è una cosa interessante, come è un'applicazione innovativa dell'astrologia. Bene, quindi abbiamo l'astrologia oraria, in questo caso l'ho usata per il momento in cui il bambino era entrato in casa; l'astrologia medica, che studia tutti i corpi del soggetto, dall'anima fino al corpo fisico più denso. Quindi Steiner diceva che il corpo fisico, quando si ammala, gli altri tre sono già sofferenti da parecchio. Con l'astrologia si può vedere come stanno gli altri tre, quindi prima che si ammali anche il corpo fisico, quindi introducendo una sofferenza fisica. Infine, l'astrologia previsionale, che studia le potenzialità future. In alcuni casi si arrivano a prevedere gli eventi con una precisione estrema, cioè di 24 ore. Bene, questa a grandi linee cos'è l'astrologia scientifica e l'astrologia giudiziaria, quella che permette di esprimere dei giudizi. Sistemi previsionali più conosciuti, il meglio, che però è decisamente disertato, e sono le direzioni primarie, estremamente precisi, però richiedono dei calcoli di trigonometria solida, tridimensionale. Sono calcoli complessi, con l'aiuto di un computer si possono svolgere facilmente, però purtroppo non mi risultano dei software astrologici che eseguono dei calcoli sulle direzioni primarie. Quindi, se qualcuno me ne potesse segnalare, sarei lieto di apprendere che esistono. Poi ci sono, ci sono le direzioni secondarie, o chiamate anche progressioni. Allora, nei sistemi previsionali bisogna sempre comparare l'oroscopo previsionale con l'oroscopo di nascita. Perché? Perché l'oroscopo di nascita dice certe cose. Queste cose devono ripetersi nell'oroscopo previsionale perché possano avvenire. Se no, voi siete come se voi foste
all'aeroporto, voi avete il tema di nascita, cioè in mano cosa avete? Il biglietto per prendere l'aereo, avete la carta d'imbarco. Gli aerei sono tanti, i voli ci sono, tanti aerei partono, però voi ne avete uno solo che vi interessa. Quindi perché l'avvenimento accada, quindi sia possibile, sia reso possibile, non diciamo accada, sia reso possibile, occorrono due fatti. Il primo, che voi abbiate questa possibilità nell'oroscopo di nascita, e il secondo, che questa possibilità sia scritta anche nell'oroscopo del periodo che vi interessa, quindi diciamo nella progressione o nella rivoluzione, eccetera, poi vediamo le rivoluzioni e gli altri sistemi di direzione. Quindi se voi avete l'oroscopo, nell'oroscopo il dato, ce l'avete anche nell'oroscopo, diciamo, progresso, nell'oroscopo di previsionale, allora l'evento può accadere. In pratica voi avete la carta d'imbarco e il volo c'è, non è stato annullato. In questo caso voi potete prendere il volo. Se vi manca una o due cose, non funziona. Tanti astrologi si perdono dietro ai transiti, dicendo che i transiti fanno tutto, si capisce tutto dai transiti. Però se io nell'oroscopo ho un aspetto tra Luna e Plutone, e il Plutone fa un transito nei confronti della Luna mia di nascita, allora avrà un effetto, avrà un'efficacia. Se Plutone fa un transito verso la Luna del mio oroscopo, e io non ho nessuna proprio nel mio oroscopo di nascita, non c'è nessun rapporto tra Luna e Plutone, per me Plutone passa e non fa niente. Io non sono sintonizzato a ricevere le onde di Plutone che passa sulla mia Luna. Perché? Perché quel sistema ricevente non è scritto nel mio oroscopo di nascita, non so se riesco a spiegarmi. Non so se esiste ancora Radio Monte Carlo, insomma, per sentire Radio Monte Carlo io dovevo sintonizzarmi su 700 megacicli, 700 kilocicli circa in onde medie, questo era all'epoca, si faceva così, forse era 701, 702, non lo so. Quindi doveva esserci Radio Monte Carlo che trasmetteva, come altre migliaia di radio, però io dovevo avere la radio sintonizzata su quella frequenza, se no non avrei sentito Radio Monte Carlo. Quindi se c'è l'evento, è previsto nell'oroscopo che riguarda tutta la vita, e questa previsione si ripete nell'oroscopo, diciamo, dell'anno, allora è possibile che avvenga, che il fatto descritto avvenga. Diversamente, scordiamocelo. C'è l'aereo ma non avete la carta d'imbarco, oppure avete la carta d'imbarco ma il volo è stato soppresso. Quindi non siete sintonizzati su quelle energie, su quelle onde. Quindi torniamo ai sistemi previsionali. Le direzioni secondarie, chiamate anche progressioni, queste sono molto utilizzate perché sono semplici. Si prende l'oroscopo di nascita, uno compie 50 anni, benissimo, si fa l'oroscopo. In pratica, dopo, come se uno rinascesse dopo 50 giorni, quindi un giorno in più per ogni anno. Se uno è nato il primo di agosto, no, facciamo il mese di 30 giorni che è più semplice, il primo di settembre, i 50 anni dovrà fare l'oroscopo del 20 di ottobre, quindi 50 giorni dopo. A questo punto prende l'oroscopo chiamato progresso, quello di direzioni secondarie, lo compara con l'oroscopo di nascita e trae le sue debite conclusioni. Terzo sistema, anche questo usatissimo, è un po' più complesso, dà dei risultati strepitosi, soprattutto se viene usato insieme a un altro sistema, poi vi dirò. Sono un po' più complesse quindi da mettere insieme le rivoluzioni solari, perché bisogna calcolare esattamente la posizione del Sole al momento della nascita. Quando l'abbiamo calcolata, dobbiamo calcolare quando il Sole ritorna sulla stessa posizione, più o meno nei giorni intorno al nostro compleanno accade, può essere il giorno prima, il giorno dopo. Quindi se io compio gli anni il 15 di agosto,
Ogni anno il mio ritorno solare, cioè il Sole, ritornerà sulla sua posizione il 14, il 15 o il 16. Starà a me, con appositi calcoli effemeridi alla mano, quelle famose calcolate dalla NASA, a mettermi lì e trovare il momento esatto in cui il Sole ripassa sulla posizione di nascita. Quello lì sarà il nuovo momento, come se fosse una nuova nascita, quindi si fa un oroscopo su quel momento lì e si compara con quello di nascita. Anche qui poi i meccanismi di interpretazione sono sempre gli stessi, sia per qualunque tipo di direzione, rivoluzione solare, per qualunque tipo. Oroscopo di nascita, oroscopo progresso o rivoluzione o direzione, e si compara. Poi ci sono le rivoluzioni lunari, che sono abbastanza trascurate ma danno degli ottimi risultati, soprattutto hanno una durata di 27 giorni, mentre la rivoluzione solare ha una durata di 365 giorni, cioè un anno solare. Le rivoluzioni lunari hanno la durata di una rivoluzione lunare, cioè di 27 giorni e poche ore, quindi è molto più facile determinare in che mese può succedere qualcosa. Ad esempio, può essere un sistema di affinamento. Noi abbiamo in una rivoluzione solare la possibilità, per esempio, di un incidente, perché c'è nel tema di nascita, c'è nella rivoluzione solare, però noi viaggiamo, dobbiamo viaggiare tanto per lavoro. A questo punto cosa facciamo? Ci facciamo le nostre 13 rivoluzioni solari dell'anno, lunari, scusate, dell'anno in analisi, e troviamo quale o quali sono i mesi lunari in cui è più probabile un incidente. In quei periodi lì cercheremo di andare più adagio, insomma, di farci meno male possibile, ecco. Comunque, tutto può essere evitato. Astra inclinant non necessitant, dicevano. Quindi gli astri danno inclinazione ma non obbligano. Danno dritte, però ognuno fa poi quello che vuole. Quindi direzioni solari, poi si usano le rivoluzioni lunari per affinare il periodo di, in cui si può verificarsi l'evento. Bene, a questo punto ci sono ancora un'altra cosa, un altro sistema che viene usato, che è interessante perché è molto semplice da fare, è assolutamente semplice e ha tutto sommato dà dei risultati. Sono le direzioni simboliche, chiamate anche profezioni. Non hanno nessun riferimento astronomico. C'è stato un grande astrologo, Edès Piccard, scritto E-U, Domodossola E-S, Piccard come Padova, Italia, Como, Ascoli, Roma, Domodossola. Questo qui è stato un astrologo nato alla fine del XIX secolo, quando ancora non c'era Plutone. Benissimo, faceva degli oroscopi straordinari anche senza Plutone, quel famoso sassolino che recentemente gli astronomi hanno detto no, quello non è più un pianeta, quello lì non è più un pianeta, possiamo chiamare planetoide. Va bene, comunque penso che a Plutone non sia cambiato di niente, insomma, come era è rimasto, quindi a lui non gliene è importato niente. Bene, riuscivo a ottenere dei risultati notevoli, anzi anche senza conoscere la posizione di Plutone, questo facendo progredire il tema astrologico tutto di un anno, cioè senza fare calcoli. Lui cosa faceva? Se il Sole era 20 gradi in Scorpione, all'età di 10 anni sarebbe stato a 0 gradi in Sagittario, e quindi man mano che i pianeti progredivano di un grado all'anno tutti insieme, comprese le case, gli ascendenti, quindi l'ascendente, il medium cielo, tutte le case, lui riusciva a tirare fuori delle previsioni notevoli. È molto famosa l'interpretazione di un oroscopo di un uomo che fu ucciso da una vipera. Le vipere e i rettili sono animali ricollegabili a Plutone. Però Plutone in quel momento non era ancora stato scoperto, quindi non si poteva inserire nell'oroscopo del tizio per dire che sicuramente Plutone
avrebbe parlato di rettili, di vipere o di altre cose, altri animali velenosi, insomma, o di scorpioni, ecco. Però lui ci è arrivato ugualmente, pur non conoscendo Plutone. Poi io ho provato a prendere quell'oroscopo lì, aggiungere Plutone, a questo punto è apparso chiarissimo che il tizio sarebbe morto così, perché Plutone era in casa sesta, la sesta è la casa cosiddetta dei piccoli animali, quindi piccoli animali legati a Plutone, ed era in opposizione a un po' di pianeti in scorpione. Plutone all'epoca era in toro quando questa persona era nata, quando nacque. Plutone è stato scoperto poi già nel segno del leone nel 1931, è stato calcolato nel 1930 e scoperto, visto, fotografato nel 1931. Quindi inserendo Plutone nel tema di questo qui morto per morso della vipera, si capiva come sarebbe morto. Bene, lui ci è arrivato con queste direzioni simboliche senza utilizzare la posizione di Plutone. Ecco, un altro che usava un sistema simile era Nostradamus, Michel de Notre Dame. Praticamente, queste qui sono chiamate, infatti, questo tipo di profezioni si chiamano direzioni nostradamitiche. Anziché ruotare l'oroscopo di un grado per ogni anno, cioè tutto, quindi tutti i pianeti, case, ascendente, medium cieli, tutto, e compararlo con quello di nascita, si ruotano di 30 gradi ogni anno, quindi praticamente si cambia di segno. Se uno nasce con il sole nei gemelli, dopo 12 anni si ritroverà il sole in gemelli, l'ascendente era in ariete, se lo ritroverà dopo 12 anni, dopo 24, dopo 36, eccetera, 48, 60. Fate una prova, fate così. Prendete degli avvenimenti importanti della vostra vita e scrivete vicino a che età vi sono accaduti. Poi cominciate a sommare 12, per esempio, diciamo che a 10 anni avete avuto un incidente in bicicletta. Guardate cosa è successo a 22, a 34, eccetera, via così, di 12 in 12, a 46 e via così. È probabile in effetti che certi eventi si ripetano con questa sequenzialità, con questa cadenza di 12 anni. Io conosco tra l'altro una persona che si è sposata per 3 volte, puntualmente ogni 12 anni. Ecco, questa era veramente una cosa che mi ha fatto ridere molto. E poi invece conoscevo una coppia di amici che poi si separarono, però loro sottostavano un ciclo di 9 anni, che non ho ben capito da quali pianeti fosse loro ogni 9 anni facevano un figlio, praticamente. Ok, Ettore, è andata così. Senti, Ettore, mandiamo un po' di musica. Sono le 22:33 in questo momento e volevo salutare Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, che ti sta seguendo. Sta seguendo la trasmissione e lui appunto poco fa diceva che attorno a quella frequenza che dicevi tu, 702, adesso c'è un'altra emittente che trasmette dalla Cina, se non sbaglio. Benissimo, no, non c'è più quell'emittente che dicevi. Bene, Massimo, cioè Ettore, scusami, adesso manderemo un altro brano e dopo riprendiamo questo discorso e andremo verso la fine della trasmissione. Allora, vi farò ascoltare sempre di Guido Mazzolini e il brano si chiama Credi che sia. Silenzio che c'è, guardo le mani
scontato, pianificato, questa è la vita che vuoi. Io sono quello che aspetta la notte, perché con il buio lo sai. Puoi fare ordine nelle incertezze, nelle paure che hai. Io sono quello che ha messo in fila tutti i suoi giorni e così disordinati, ma tutto parte da qui. Molto bene, cari amici, siamo ritornati in linea un'altra volta. Vi ricordo che siete sulle web frequenze di Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.net e state seguendo, per chi si fosse messi l'ascolto adesso, state seguendo la trasmissione, la seconda puntata della trasmissione condotta da Ettore, La via del cielo e la via della terra. Allora, Ettore, io ti ripasserei di nuovo la parola, così continui con la tua chiacchierata con i nostri amici che ci ascoltano. Vai, Ettore. Grazie, Saiuz. Io volevo salutare i presenti in chat, Massimo, ciao Steph e Paola. Bene. Vedo che Steph, anche nella mia vita funziona il meccanismo dei cicli, ogni 10 anni crolla il sistema consolidato e si riparte da zero. Sì, io ho quella cosa lì ogni 7 circa, quindi sei più fortunato di me. Bisogna vedere quali pianeti si rincontrano ogni 10 anni e praticamente loro si ritrovano in aspetto tra loro ogni 10 anni e quindi e che agiscono su quale punto del tuo oroscopo agiscono
in modo da capire come cosa succede. Bene, io pensavo di proporre un pochino di passare la chiacchierata all'astrologia medica, cioè la parte, quella che secondo me è la cosa più importante, è la salute. Quindi vediamo di utilizzare l'astrologia per la salute. Abbiamo visto che si può usare l'astrologia previsionale per vedere cosa succede cosa succederà nel nostro futuro, e quindi più specificatamente vale la pena di vedere cosa succederà nel campo della salute. Questo perché sappiate che in Cina si va dal medico 4 volte all'anno. Ogni cambio di stagione si parte e si va dal medico. Il medico ti visita, ti dà la dieta, paghi e te ne vai. A questo punto, dopo 3 mesi, se non ti sei ammalato, torni dal medico che ti visita, ti cambia la dieta e te ne vai. Bene, se dopo la visita, tra una visita e l'altra, tu ti ammali, a questo punto il medico viene a casa tua, ti cura e ti cura gratis, perché lui si ritiene colpevole di aver sbagliato. Questa secondo me è una cosa di grandissima civiltà. Quindi il medico ha sbagliato, ripara l'errore curandoti e ti chiede anche molte scuse. A questo punto dovrebbe funzionare un po' così anche da noi. Invece da noi funziona al contrario, cioè peggio si sta e più si va a consultare dei dotti, tra virgolette, che chiedono delle cifre spaventose per un quarto d'ora di visita, che non si può visitare, sappiamo benissimo, una persona in un quarto d'ora. Va bene, chiudiamo la parentesi e fermiamo un attimo la polemica verso la medicina occidentale. Bene, in astrologia medica, noi abbiamo in astrologia abbiamo i segni e i pianeti. In astrologia medica i segni governano le parti del corpo umano, i pianeti governano le funzioni organiche. Faccio un esempio: i segni cominciano, l'oroscopo, lo zodiaco comincia dall'ariete, e l'ariete sarà quindi la parte alta della testa. Poi segue il toro è sotto il naso, quindi da sotto al naso fino al collo. Quindi la testa è divisa in due, dal naso in su è l'ariete, sotto al naso in giù, quindi dalla bocca in giù, è toro. Poi scendendo abbiamo i gemelli che governano le spalle, il cancro che governa il petto e gli omeri, cioè il tratto che va tra dalla spalla fino al gomito. Quindi, proseguendo nel braccio, il leone sarà l'avambraccio e la mano la vergine. Invece nel tronco il petto è governato dal segno del cancro, il leone è il plesso solare, la vergine è la zona, la pancia, praticamente la zona intestinale. E qui abbiamo fatto i primi 6 segni. Quindi, riprendendo, la testa dal naso in su all'ariete, dalla bocca in giù fino al collo il toro, spalle i gemelli, il cancro governa il petto, il seno nella donna, e il tratto che va fino ai gomiti, dalle spalle fino ai gomiti, quindi il braccio proprio, quello che, il vero braccio, l'avambraccio al leone insieme al cosiddetto plesso solare. Perché si chiama plesso solare? Il sole cos'è? Il sole è il pianeta che governa il leone. Cominciamo a masticare un po' queste analogie. Quando fa caldo si dice c'è il sol leone. Cosa vuol dire? Che c'è il sole in leone. Quando fa altrettanto caldo si dice che c'è la canicola.
perché il Sole transita nella costellazione dei cani, cioè nella parte avanzata del Cancro, quindi nel mese di luglio. Quindi ci sono, nei modi di dire, ci sono questi riferimenti astrologici, bisogna rispolverarli un po'. Quindi plesso solare, Leone, Vergine, la Pancia. Andiamo avanti. La Bilancia governa le natiche, lo Scorpione governa gli organi sessuali, Sagittario, i femori. Quindi cominciano le gambe, i femori. Da notare una cosa, i segni doppi sono Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Dai Gemelli e dal Sagittario, che sono segni opposti, sono i punti da cui dipartono gli arti, che sono doppi, un destro, un sinistro, braccio sinistro, braccio destro, gamba sinistra, gamba destra. Quindi Sagittario, i femori, quindi la zona dei quadricipiti, dei femori, il ginocchio, le ginocchia, sono Capricorno. Ginocchia sono Capricorno. Il ginocchio è la zona che soffre più il freddo. Saturno è il pianeta del freddo, il Capricorno è il mese più d'inverno, in cui fa più freddo, insieme a febbraio, quindi a febbraio, quindi all'acquario. Bene, le ginocchia, dopo ginocchia, quindi Capricorno, abbiamo la zona dei polpacci, che è acquario, fino alle caviglie, e quindi i pesci, che sono i piedi. Allora, ripetiamo la seconda parte. Le natiche, bilancia. Tra l'altro Venere, che è maestra della bilancia, la dea Venere, era chiamata dai greci la Callipigita, cioè Venere era una dea che aveva un bel sedere, quindi Venere governa anche il sedere, le natiche, sempre per stare nelle analogie. Quindi l'area sessuale, sia maschile sia femminile, governata dallo Scorpione. I femori, zona dei femori, quadricipiti e tricipiti posteriori, zona Sagittario. Sagittario è l'animale che corre, il cavallo, e questi sono i muscoli che servono per correre veloci. Ginocchia, Capricorno. L'acquario è la parte dei polpacci fino alle caviglie. I piedi sono governati dai pesci, che è l'ultimo segno. Quindi voi prendete lo zodiaco e potete cominciare a disegnare un uomo tutto intorno con i piedi che toccano la testa al confine tra i pesci e l'ariete. Quindi questo è l'uomo astrologicus, l'uomo diviso in 12 parti, nelle 12 fette, nei 12 segni dello zodiaco. I pianeti invece governano le funzioni organiche. Quindi noi abbiamo degli organi che sono che hanno una loro funzione. Praticamente il Sole, cominciamo dal pianeta più, cioè dall'astro più importante del sistema solare, qual è? Il Sole, appunto, quindi il nostro sistema solare prende il nome dal Sole. Il Sole governa i nostri organi più importanti, quali sono? Il cuore e la spina dorsale e una parte del cervello. Quindi il Sole, astro più importante, governa il cuore, cioè la funzione cardiaca, la funzione creativa del cervello e la spina dorsale. Quindi questo è il Sole. La luna è maestra per esaltazione del toro. Il toro è la bocca, quindi
La luna rappresenta la funzione alimentare che parte dalla bocca e termina all'ano. Quindi la luna, alimentazione, esaltazione nel segno del toro, quindi l'alimentazione, il cibo che viene portato alla bocca. Giunge nello stomaco, intestino, e infine viene espulso dall'ano. Oramai esaurito, non c'è più nutrimento, viene espulso quello che resta. Bene, questa funzione è la funzione digestiva, è governata dalla luna. La luna ha queste tappe qua. La bocca, i latini dicevano la prima digestione si fa in bocca. Quindi in bocca il cibo viene aggredito da enzimi che sono alcalini. Bisogna masticare molto per alcalinizzare il cibo, in modo che quando va nello stomaco, lo stomaco è acido, avvenga la reazione, un'ulteriore reazione di demolizione. Se noi mangiamo, buttiamo giù del cibo ancora acido, non sufficientemente masticato, quindi non sufficientemente alcalinizzato, arriva nello stomaco un cibo acido a contatto in un ambiente acido, non viene digerito bene. Finisce nell'intestino ancora acidificato, e l'intestino sappiamo che è alcalino, e quindi avviene il disastro. Quindi i latini giustamente dicevano la prima digestione si fa in bocca. Lo stomaco, quindi il cibo alcalinizzato in bocca, diventa viene alcalinizzato, va nello stomaco, viene aggredito dagli acidi, per lo più sono acidi, acido cloridrico, quello è esattamente come l'acido muriatico praticamente abbiamo nello stomaco, che serve soprattutto ad aggredire i grassi che sopravvivono alla situazione alcalina della bocca. Non vengono demoliti dalla masticazione. A questo punto il bolo alimentare passa nell'intestino. E nell'intestino c'è un graduale aumento di... ecco, secondo l'astrologia, il duodeno fa parte dello stomaco e non fa parte dell'intestino. Quindi l'intestino è diviso in intestino tenue e intestino crasto. Quindi stomaco e duodeno sono insieme, intestino tenue e intestino crasso sono insieme. Quindi il cibo viene alcalinizzato e poi passa nel colon, dove viene sfruttato al massimo. Nel colon vengono recuperate, il colon è governato da Plutone, quindi Plutone è il pianeta della putrefazione, della marcescenza, non so bene come si dica. Del fatto che le cose marciscono, e quindi vengono ancora estratte le ultime cose, viene estratta l'acqua, molta acqua nel colon, e viene riutilizzata quest'acqua nell'organismo, e infine viene espulso. Quindi questa è la luna che governa tutte queste funzioni qua. Mercurio è un pianeta doppio, cosiddetto doppio, perché governa due segni doppi, Gemelli e la Vergine. In effetti i Gemelli abbiamo detto che governano le braccia, che sono due, la Vergine i due intestini, il tenue e il crasso. L'unica differenza è che appunto Mercurio, tra l'altro, appunto governa anche i bronchi e i polmoni, quindi i bronchi sono due, i polmoni sono due, ma sono paralleli, sono vicini. Sì, sono due, ma sono vicini. Invece nel caso la doppiezza di Mercurio in Vergine indica invece una conseguenzialità, cioè prima l'intestino tenue, poi l'intestino crasso. Mercurio. Venere governa il sistema venoso, la radice è la stessa, Venere, vena, è la stessa. Governa la pelle, che è un organo importantissimo, è il più grosso filtro che abbiamo. Governa la funzione renale. Noi abbiamo due pianeti che sono all'opposizione,
simbolicamente, e che sono Marte e Venere. Uno è il maschile e l'altro è il femminile. Marte è il ferro, Venere è il rame. Questo nell'alchimia astrologica. Noi abbiamo il sangue, ferro, Marte, colore rosso, che viene filtrato dai reni, Venere. Quindi vediamo questa, come agiscano la mentalità questi pianeti. Non solo Marte con Venere, ma anche Mercurio con Giove, la Luna con Saturno, il Sole con Urano, eccetera. Poi vedremo come agiscono in modo complementare. E finché agiscono in equilibrio, noi stiamo bene. Quando la funzione si squilibra, perché una delle due prevale, prevale la Luna, prevale Saturno, si sta male in tutti e due i casi. Se si è in equilibrio, si sta bene. Quindi Marte sangue, Venere filtra il sangue, quindi i reni. Questa è Venere, pianeta femminile per eccellenza, insieme alla Luna. E le donne hanno la pelle più bella di quella degli uomini, perché le donne sono più sensibili a Venere, l'uomo è più sensibile a Marte. Marte, quindi, l'uomo ha più ferro nel sangue. Il ferro è il pianeta, è il metallo di Marte. L'uomo ha più ferro nel sangue, ha 5 milioni di globuli rossi per centimetro cubico, la donna ne ha circa 3 milioni. Questo parlo sempre in caso di persone sane. Quindi vediamo che l'influenza di Venere migliora la pelle, ma la donna sente meno Marte, quindi ha meno ferro nel sangue. Andiamo avanti. Dopo Venere, appunto, abbiamo Marte. Marte, quindi ho detto il sangue. Marte è pianeta caldo, pianeta del calore. Il rosso, il colore rosso, il pianeta rosso. Sentite le analogie. Il rosso è il calore più caldo dello spettro visibile. Quindi abbiamo Marte che scalda, il sangue va in giro per l'organismo e scalda. È quella funzione che in Oriente, in medicina orientale, è chiamata il triplice focolare, il triplice riscaldatore, che praticamente sono tre centri, uno che governa il collo e la testa, uno che governa il tronco e il terzo che governa gli arti. E hanno dei punti che quando uno ha freddo o ha caldo, opportunamente stimolati con un agente riscaldante o con un agente raffreddante, un agente raffreddante per esempio è la menta, ecco, producono una grande sensazione di benessere, cioè se uno ha freddo sente caldo, non con la menta, e se ha caldo sente freddo, cioè un freddo, si rinfresca. D'estate, quando fa caldo, mettetevi su un dito una goccia di olio essenziale di menta, non zuccherato, mi raccomando, olio puro, e mettetelo sulla vertebra, quella che sporge tra le spalle, il famoso osso del bisonte. Lo mettete lì e lo spalmate. Dopo pochissimo starete bene, non avrete più caldo. Quindi queste sono, vediamo che il fresco della menta applicato in un punto di questo triplice focolare va a spegnere il calore in quella zona lì. Conseguentemente abbiamo visto che Marte, appunto, è il pianeta che scalda. Quindi dovrà essere più attivo d'inverno e meno attivo d'estate. Poi abbiamo Giove. Giove sono è la funzione epatica. Quindi il fegato è governato da Giove. Giove è il pianeta più grosso, il fegato è l'organo più grosso che abbiamo, quello più pesante. Vedo che sono le 23, andiamo ancora un pochino avanti. Giove governa anche la circolazione arteriosa. Giove nell'alimentazione governa i grassi. I grassi dove si attaccano? Alle arterie. Vedete queste analogie nel corpo umano. Quindi quando si dice che l'uomo
è lo specchio del cosmo. E so, vuol dire questo, vuol dire che ritroviamo il simbolo del pianeta, lo ritroviamo proiettato, solidificato nel corpo. Quindi Giove governa il fegato, governa la circolazione arteriosa. Dopo Giove, uscendo, allontanandosi dal Sole, c'è Saturno, il pianeta freddo, il pianeta che dà un senso di costrizione. In effetti è il pianeta che ha gli anelli, sono i quattro pianeti che hanno gli anelli, però quello che ha gli anelli più visibili, più grossi, è Saturno. Saturno dà un senso di costrizione, è il pianeta, per esempio in campo della salute, se voi trovate un Saturno malmesso, è una persona che ha tendenza a cronicizzare. Cronos era il nome di Saturno in greco, era il dio del tempo. Il tempo non è recuperabile. Se uno ha perso un quarto d'ora, l'ha perso e basta. Se uno ha un quarto d'ora di ritardo, arriva in ritardo. Quando arriva un quarto d'ora di ritardo, quel ritardo resta. È una situazione di costrizione, non ci si può fare niente. Questo è Saturno, chiuso nei suoi anelli. Nel corpo umano governa, essendo un pianeta lento, governa le ossa, che è l'organo che cresce più lentamente, i denti. Sapete prima, venuto in mente adesso, perché il Sole governa la spina dorsale? Perché il Sole si ripresenta nella stessa posizione di nascita, abbiamo visto prima col discorso delle rivoluzioni solari, ogni 33 anni, quindi 33 è un numero collegato al Sole. Noi abbiamo 33 vertebre, quindi ecco la spiegazione del Sole collegato alla spina dorsale. Ritorniamo al freddo Saturno. Saturno appunto è il pianeta del freddo, il pianeta del rallentamento. Se voi avete un aspetto nel tema di nascita tra la Luna e Saturno e vi trovate un anno che c'è un transito di Saturno sopra la vostra Luna, a questo punto il freddo toccherà la funzione organica della Luna, cioè la digestione. Conseguentemente voi potete dire che nel futuro ci sarà un rallentamento della digestione. A questo punto, se siete saggi, cosa fate? Cambiate dieta, cominciate a vedere cos'è che digerite male e ve lo togliete, in modo da passare indenni il transito di Saturno. Vedete a cosa serve l'astrologia nella medicina? Questa è vera medicina preventiva, non andare a scoprire un cancro che è già formato, insomma, che chiamano prevenzione. Non è prevenzione, c'è già, quindi non è prevenzione. Saturno, a questo punto finiamo con i pianeti, abbiamo terminato i pianeti visibili. Dopo abbiamo Urano, che è ugualmente visibile, però non è stato considerato un pianeta per un po' di tempo, non è stato visto per molto tempo. Pensavano fosse una stella. Poi hanno visto che Herschel, un musicista dilettante tedesco, una volta ha notato, insieme a quello lì, si muove un po' in fretta per essere una stella. Probabilmente un pianeta. Pianeta viene dal latino, vuol dire girovago, in quanto le stelle di per sé erano fisse, perché non è possibile vedere una stella spostarsi. Una stella percorre un moto apparente di un grado ogni 72 anni, quindi invece i pianeti da una notte all'altra vedi proprio che si spostano. Questo almeno Saturno magari no, però quelli più vicini, che sono più veloci, si vedono bene. Quindi Urano invece governa la circolazione in genere, governa il cosiddetto maestro del cuore, cioè è la funzione di controllare il battito cardiaco, e governa una parte del sistema nervoso insieme a Mercurio. Mercurio governa il sistema nervoso attivo, cioè attivo vuol dire praticamente viene presa la decisione in modo attivo, cioè
si agisce, l'azione viene programmata da Mercurio. Urano invece determina la reazione, quindi un pianeta molto istintivo, è un pianeta difficilmente controllabile, è un pianeta che governa tutte le cose strane ed è un pianeta tecnologico proprio per antonomasia. Quando è stato scoperto Urano, parallelamente è stato scoperto il sistema per estrarre l'alluminio dalla bauxite. Pensate che la bauxite, l'alluminio, nei primi anni in cui si estraeva dalla bauxite, costava più dell'oro e i nobili avevano le posate di alluminio per sfoggiare questa ricchezza. Poi man mano ha perso di valore e l'oro si è ripreso il suo posto. E l'alluminio comunque è stato il metallo che ha permesso alla tecnologia di avanzare, in quanto è robusto ma è leggero, quindi è ricollegato a questo pianeta d'aria che è Urano e ha permesso all'uomo di andare in aria, di costruire gli aeroplani e prima di costruire veicoli leggeri come i treni, per esempio. Se un treno fosse fatto di ferro, soltanto di ferro, peserebbe due volte quello che pesa. Invece molte parti sono fatte di alluminio. La Tour Eiffel la stanno trasformando, stanno togliendo delle strutture di ferro, che uno è lì da più di un secolo, quindi hanno subito la corrosione, e due diventano troppo pesanti per lo stato attuale della struttura, quindi vengono sostituite con analoghe cose in alluminio. Perché l'alluminio, bene o male, ha la stessa resistenza e la stessa resilienza, cioè la resistenza agli urti del ferro, però è 2-3 volte più leggero. Quindi è stato proprio il metallo del progresso, l'alluminio, che ha permesso il progresso. Quindi Urano, viene scoperto Urano, comincia il progresso. Nel corpo umano, sistema nervoso reattivo, circolazione, cardiocircolazione, quindi governo del battito cardiaco. A questo punto abbiamo ancora Nettuno, che è il pianeta che governa il sistema linfatico. E Nettuno è il primo pianeta veramente nascosto, il sistema linfatico non è mai stato studiato bene, è una cosa molto difficile da studiare, non si vede praticamente, quindi è lì, ma è poco studiato. Sappiamo che serve a ripulire, sappiamo, serve, cioè, quindi vuol dire che serve. La milza anche non è mai stata, la milza è la ghiandola più grossa insieme al fegato, è la ghiandola ricollegata a Nettuno, però una persona può vivere anche senza, quindi non si è ben capito cosa stia lì a fare la milza. Certo che se uno ce l'ha vive meglio, ecco, questo è il discorso. Bene, alla fine Plutone, però poi ce ne sono ancora due, che sono già stati visti, però non sono ancora stati ben classificati astrologicamente. Io ho qualche idea, ma non ho ancora verificato niente. Anche perché di questi ultimi due pianeti non ci sono le efemeridi, quindi non possiamo sapere dove stavano nel nostro oroscopo al momento della nascita. Sappiamo forse malapena dove sono adesso. Bene, veniamo a Plutone. Plutone, abbiamo detto, è stato scoperto nel 1931. Plutone governa le energie nascoste. Nel corpo umano qual è l'energia nascosta? La sessualità. Per ora il sesso non si fa in piazza, quindi è ancora un'energia nascosta. Cosa vuol dire questo? Alla base della sessualità c'è tutto il discorso ormonale. Quindi tutto il metabolismo, tutte le funzioni ormonali, le funzioni sessuali e le funzioni escretorie sono ricollegate a Plutone. Quindi ha il suo bel da fare nel nostro corpo Plutone. Mentre la Luna è il bolo alimentare che entra, che viene prima alcalinizzato in bocca, poi acidificato nello stomaco, quindi nuovamente alcalinizzato nell'intestino, a quel punto tende a marcire e Plutone si occupa di eliminarlo. Quindi qualche tempo dopo aver mangiato dobbiamo andare al bagno. È così che funziona. Plutone fa questo. È il governatore del metabolismo in generale, in particolare appunto delle funzioni sessuali ed escretorie.
c'era una storiella, ve la dico, che diceva che senz'altro il corpo umano era stato progettato non da un architetto, perché sono stati commessi degli errori decisamente grossolani. Ad esempio, mettere la sala giochi vicino al gabinetto. Ok, andiamo avanti. Torniamo seri, torniamo a Plutone, funzione sessuale, quindi sala giochi e funzione escretoria. Bene, poi avremo ancora due pianeti che dovrebbero, soprattutto Plutone è l'apparato sessuale maschile. Il pianeta successivo a Plutone dovrebbe poi governare l'apparato genitale femminile. E l'ultimo pianeta dovrebbe occuparsi più specificatamente dell'intestino. Bene, vedo che è piaciuta la storiella della sala giochi. Questo è il giro dei pianeti e delle funzioni organiche che governano. Quindi, ripeto un attimo, i segni indicano le parti del corpo umano. Testa alta, Ariete, testa bassa, collo, Toro, gemelli, spalle, petto, seno, il Cancro, plesso solare, Leone, la pancia, la Vergine, le natiche, Venere, il sesso, Scorpione, Sagittario sono le gambe, ginocchia, Capricorno, polpacci, caviglie, l'Acquario, i pesci governano i piedi. I pianeti invece governano le funzioni degli organi, quindi i segni sono fuori, i pianeti sono dentro. Quindi i pianeti sono più yang, sono più attivi, le parti esterne sono passive, sono più yin. Quindi pianeti, abbiamo il sole che governa il cuore, perché il sole è al cuore, nel centro del sistema solare. Il cuore è l'organo più importante che abbiamo, insieme alla spina dorsale, che è fatta da 33 vertebre, 33 è il numero del sole, un numero solare, e governa la parte creativa del cervello, quindi il cervello destro, che poi diventa il sinistro nel mancino. Quindi la luna governa la alimentazione, quindi tutto il cavo digerente governato dalla luna, dalla bocca all'ano. Mercurio governa la respirazione, quindi quello che fanno i bronchi e i polmoni. E governa, insieme al secondo pianeta dopo Plutone, governa l'intestino. Diciamo una cosa, mancano i cavalli, noi facciamo trottare gli asini. Cosa vuol dire? Vuol dire che il secondo pianeta dopo Plutone, quello che governa l'intestino, è un pianeta affine a Mercurio. È un archetipo abbastanza simile, per cui noi non sappiamo dove è quello, usiamo Mercurio, funziona lo stesso. Sarà un po' meno preciso, però il discorso funziona. Mercurio governa anche l'intestino. Così probabilmente il secondo pianeta dopo Plutone, per specularità, governerà anche bronchi e polmoni. Venere governa la pelle, i reni, quindi noi eliminiamo attraverso i reni, attraverso la pelle, con la sudorazione, eliminiamo i liquidi. Quindi Venere si occupa di eliminare scorie e liquidi in eccesso nel sangue. Marte è il sangue. Marte riscalda, quindi si occupa di riscaldare, il sangue va in giro per il corpo a riscaldare. Se è troppo annacquato, cosa che succede, sarà sicuramente capitato, no? D'estate fa caldo, si beve, il sangue si annacqua e quindi ha un po' la funzione anche di raffreddare, prende la funzione di raffreddare. Quando comincia ad arrivare l'autunno, le prime giornate fresche, avete sentito lo stimolo di andare in bagno sovente. Perché? Perché bisogna eliminare, preparare il sangue per l'inverno, quindi bisogna togliere quest'acqua in eccesso. Ci pensano i reni e la pelle. Quando fa caldo più la pelle elimina, quando fa freddo sono più i reni che eliminano l'acqua in eccesso dal sangue.
il nome governa il fegato e una parte del sistema linfatico insieme a Nettuno. Nettuno, tra l'altro, prima, beh, lo dico dopo, Saturno governa l'impianto scheletrico, quindi le ossa e i denti. Urano è il maestro del cuore, cioè quello che, il pianeta che controlla il cuore. Fate conto che il Sole governa il Leone, Urano governa l'Acquario. Il Leone e l'Acquario sono segni opposti, quindi simbolicamente il Sole e sono pianeti opposti. Ovviamente se il Sole è opposti e complementari, se il Sole è il cuore, è Urano che lo governa. Non so se ho reso l'idea. A questo punto Urano governa la circolazione, il sistema nervoso reattivo. Nettuno governa, il Sole governa anche il conscio nella testa, nel cervello, la parte conscia, oltre alla parte creativa, quindi il lato destro. Nettuno governa il subconscio, oltre al sistema linfatico. Quindi psicologicamente parlando, l'inconscio e il subconscio è governato da Nettuno e l'inconscio è governato da Plutone. L'inconscio collettivo, essendo collettivo, un discorso lunare, la cascia cosiddetta, come la chiamano in Oriente, cioè quella banca dati dalla quale certe persone riescono tramite viaggi astrali o altro ad attingere delle informazioni, quella è una situazione lunare, è la memoria di massa dell'umanità, quindi è una cosa lunare, perché la luna indica sempre una collettività. Bene, Plutone, abbiamo detto, l'inconscio, oltre alla sfera sessuale, per cui vediamo per esempio, considero un po' più esatto Jung rispetto a Freud, perché Freud delega tutto, dice tutto è pulsione, frutto di pulsione sessuale. Jung separa meglio le due cose. Insomma, c'è anche la pulsione alimentare che non ha a che vedere col sesso, una questione di mera sopravvivenza dell'individuo, mentre la funzione sessuale è per la sopravvivenza della specie. Bene, 23 e 18, io direi che per questa sera avrei finito, mi sembra di avervi abbastanza detto abbastanza molto cose. Molto bene Ettore. Sì, 23 e 18, abbiamo sforato questa sera con la trasmissione, l'argomento era interessante e quindi siamo andati oltre l'orario prestabilito, giusto per portare a termine, che poi non è il termine di questo argomento, se ho ben capito, vero? No. Perfetto, quindi noi possiamo dare appuntamento ai nostri amici, ringraziare per chi ci ha ascoltato e ci ha scritto in chat, possiamo dare appuntamento ai nostri amici a lunedì 26 febbraio, giusto? Lunedì per la 26 febbraio per il Feng Shui, la via della terra. La via della terra. Di cosa parlerò? Vediamo un attimo, stanza per stanza, e questa probabilmente l'ora e mezza... Non so se ci staremo dentro, stanza per stanza vediamo un po'. Al limite lo faremo in due puntate. Infatti, è quello che pensavo. Come sistemare stanza per stanza. Perfetto. Secondo la scuola dei berretti neri e secondo la scuola della bussola. Poi ognuno segue quella che vuole. Perfetto. Una un po' più complicata, l'altra è più semplice, più occidentale. Molto bene, Tere. Quindi diamo appuntamento ai nostri amici, salutandoli, ringraziandoli per averci seguito fino a questo punto, a quest'ora, 26 per la diretta, ma ricordiamo ai nostri amici che martedì 19 ci sarà la replica della trasmissione di questa sera, quindi i nostri amici potranno riascoltarla sempre alle 21.30 e sempre su Science Web Network. Ok? Ho dimenticato di dire una cosa. I computer sono governati da Urano, per quello sono strani. Immaginavo questo. Bene, allora vuoi fare i saluti e poi dopo chiudo io, caro Ettore?
Saluto tutti e do appuntamento al 26, martedì 26 febbraio, sempre 21:30. Per la diretta. Buonanotte per la diretta, buonanotte a tutti. Buonanotte, vi ringrazio. Martedì prossimo per questa trasmissione registrata. Perfetto, la replica di questa trasmissione. Bene, ringrazio tutti gli amici e vi auguro meravigliose giornate a tutti quanti. Ringraziamo Ettore, ma ringraziamo gli amici che hanno scritto in chat. Non faccio tutti i nomi perché me li ricordo mai, dovrei andarla a leggere, quindi mi perdo. E come al solito io faccio sempre casini quando faccio cose del genere. Allora, caro Ettore, ti ringrazio, ti auguro una buona serata e mandiamo l'ultimo brano della serata che dei di Armonia ci faranno ascoltare Lisa e poi riprenderemo col palinsesto registrato di Science Web Network. Ricordo gli amici che comunque volesse riascoltare, noi metteremo questa trasmissione anche in podcast sul nostro blog www.sciencewebnetwork.net e chiunque voglia fare delle domande può scrivere a info@science.com o a luca@science.com per quanto riguarda questo, che terremo sempre aggiornato il nostro amico Ettore. Bene, mandiamo il brano e augurando a tutti un buon proseguimento di serata. Buonanotte. Ascoltassi queste note che nel vento porteranno il tuo nome. Questa canzone saprà parlare d'amore sincero che non muore. E se tutto si riduce in un fiore, cerco ancora il tuo calore. Fermarsi adesso è solo un errore, con la paura di sbagliare. Una barca che non puoi affondare. Questa lacrima avrà il tuo sapore. Scende lenta e non vuole. E se tutto mi ricorda il tuo amore, dietro l'ombra il passo tuo non fa rumore. Fermarsi adesso è solo un errore, con la paura di cadere.